Questa sera stiamo vivendo un evento in collaborazione con Firouge e Rough & Soul Production, qui al Firouge Café, per un party in vero stile americano. Dalla città di Brooklyn, New York, il leggendario Victor Simonelli, proprietario della Stellar Record, etichetta discografica sulla quale il noto DJ siciliano Ruff ha pubblicato il suo ultimo lavoro dal titolo Latin Expression e che presenterà questa sera insieme al suo percussionista Giovanni Militello. Naturalmente non mancherà di sentire la meravigliosa voce di Tony Marino per completare il trio New York Session. L'ultima volta ci siamo incontrati quando è uscito l'album Man on the Prowl. Oggi siamo qui per un altro avvenimento. Sì, ho l'onore di essere stato scritturato sulla label del leggendario Victor Simonelli from VJ Sync Brooklyn, New York. Questo onore l'ho condiviso con il mio percussionista Giovanni Militello, con il quale ho prodotto questa produzione, per l'appunto, che si trova su un EP di tutto rispetto, dove vengono inclusi nomi di grande spessore come Nick Cass e Green Park. Quindi questo ci riempie d'orgoglio e ci fa capire che siamo sulla strada giusta, ma prima fare tutto con il cuore, quindi questo è il segreto. Come mai sei passato alle vocalità latino strumentali? Allora, è un po' quello che sono le mie influenze musicali. Io spazio tra deep, soul, come con la grande voce di Tony Marino, con il quale ho pubblicato Man on the Prowl. Adesso voglio mettere in risalto con piacere la grande dote di Giovanni Militello, che è un sorprendente percussionista, e ho avuto il piacere di rivestare quello che è il nostro amore anche per la musica latina, quella che è un po' la radice della musica club in te stessa. Questi album sono ascoltati un po' in tutto il mondo, ma si sa che il successo dà un po' alla testa. A te cosa sta succedendo? Ma il segreto sta a mantenere sempre i piedi per terra, perché è quello che ti porta un po' avanti. Come dice Louis Vega, if you do it for the love, the money goes with it. Cioè, se fai le cose con il cuore, poi ti arriva tutto, anche i soldi in questo caso. Cosa ti aspetti da questa nuova collaborazione? Non mi aspetto nulla, nel senso che facciamo le cose senza uno scopo ben preciso, non ci sediamo mai a tavolino con uno scopo ben preciso, strategico, per come facciamo anche nelle nostre jam session. Quindi io, Giovanni e Tony Marino non prepariamo mai niente, andiamo così a caso, lasciamo libere le nostre sensazioni e ancora una volta abbiamo fatto colpo, perché siamo venduti per fortuna in 17 paesi nel mondo grazie al potenziale della label del leggendario Victor Simonelli. Amici, è con grande onore che vi presento the legendary Mr. Victor Simonelli from VJ con i grandi nomi della musica di tutti i tempi. Qual è quella a cui tieni di più? To be honest, I put my heart into all the music I make, so I can't really say that there's one in particular. Everything, every time I go in the studio, every time I make music, my heart is in it. So I can't tell you my favorite, the favorite songs I've made, the favorite artists I've worked with, really. I mean, it's, yeah, I really put my heart into all of it. Ok, allora dice che qualsiasi brano, qualsiasi produzione lui ha fatto, quando entra in studio mette sempre cuore, quindi non c'è una produzione preferita e una meno preferita. Qualsiasi disco lui ha fatto ha sempre introdotto tanta passione, quindi tutti allo stesso livello. Cosa hai trovato di interessante sul lavoro di Ruff e Giovanni Militello per introdurlo in questo EP? Oh, I think that they're great. I just the track that they did is well, the heart is in it. You could hear that they love music, and you could hear the feeling. I mean, you could feel the love that they put into it. And that's not only with the record they made for this release, but in everything that Raph is doing, his program, his radio show, and I mean, I heard him play tonight. So, just everything he's doing, I feel it. Ok, I just want to say thank you so much, it's a great honor. Allora, lui dice che in questa produzione lui ha avvertito un po'
il cuore che abbiamo messo durante la produzione, che non è altro che una semplice sessione ritmica. Questo l'ho avvertito anche durante il mio programma radiofonico e tutto quello che faccio, anche ascoltato il nostro DJ set, la nostra performance in trio, e ha avvertito molta passione, molto feeling, una cosa tipica di quando uno fa il lavoro con amore, e quindi lui ha percepito questa sensazione nella mia produzione, e quindi questa è stata la componente che lo ha spinto a introdurre nella sua EP. The love shines through. Oh my god. Yeah, really. Come mai hai scelto di pubblicarlo in formato vinile? Well, I've been pressing vinyl for years and years, and it's just a continuation of what I've been doing, is pressing vinyl. But to be honest, the vinyl market, it's selling less copies nowadays, but that didn't stop us from doing it, you know. It's more for the love of it, doing the vinyl. And we'll be in the download world soon. Well, first we'll be in vjsinc.com. That's vjsinc.com. Okay. And we'll be on other download sites eventually, like Juno, like Beatport, like Track Source, but that's eventually. Lui dice che sono rimasti in pochi quelli a pubblicare il vinile, quindi ha scelto il formato in disco proprio per gli amanti del vinile in se stesso. Una cosa che va un po' a morire, però lui un po' sta dando il contributo per mantenerlo vivo. Comunque è anche disponibile in download su Juno Record, il grande portale di vendita musicale online, e tanti altri portali in digitale. Comunque maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.bjsinc.com. Dove sarai nelle prossime serate? Tomorrow I go to London and I play at a place called Herbal with Bobby and Steve. And then on Sunday I'm going to Washington DC and I play at a place called ESL with Farid. That's the resident. Ok, allora lui dice che le prossime serate saranno domani in Inghilterra con Bobby e Steve, sono due mostri sacri anche della musica deep soul full, al Zoo Groove Party, e poi ancora il giorno dopo, domenica, Washington DC per un altro prestigioso party che lo hanno chiamato come special guest, quindi ancora in giro per il mondo. In bocca al lupo, grazie. Oh, grazie, crepi. Ciao. Nel trio New York Session con Raff e Giovanni Militello non poteva mancare Voice Tony Marino. Parlaci un po' meglio di questo progetto. Il progetto della New York Session include Giovanni Militello alle percussioni, Raff DJ alla console e io alla voce, che mi diletto nel cantare un po'. E naturalmente andiamo a toccare molti generi musicali che vanno dal house, dalla club music, influenzati dal jazz, soul, blues e molti altri generi. Naturalmente il latino con Giovanni alle percussioni. Quest'estate tu e Raff avete prodotto Man on the Prowl, come sta andando? Il pezzo è andato bene, al momento è incluso in 4 compilation, fra Spagna, Inghilterra e alcuni paesi che in questo momento non ricordo. Bene anche gli scaricamenti online, dei portali di vendita online. Grazie al supporto della Gata Kiffey Records il pezzo è andato bene, finora siamo soddisfatti di questo lavoro. Puoi cantarcelo un pezzettino? Ah sì, all'improvviso? Ok, facciamo I'm a man on the prowl. Man on the prowl, I'm a man on the prowl. Uno dei più grandi percussionisti made in Sicily. Le tue percussioni suonano in 15 paesi di tutto il mondo dopo l'uscita di questo disco. Ti aspettavi un risultato del genere? Ma guarda, sarebbe stato, cioè è relativo dire che me l'aspettavo, anche se lavorare con i calibri come Raff, Tony Marino, sicuramente i risultati dovevano arrivare. Parlaci un po' di questo progetto. Allora guarda, il progetto parla da sé, ascoltando il livello qualitativo che esce fuori dalla console di Raff e anche un po' dalle mie percussioni, sicuramente nasce un miscuglio che è un prodotto abbastanza più che vendibile e sicuramente ballabile. Ma quali sono i musicisti a cui ti sei ispirato? Mio papà, prima di tutto, che è Enzo Militello, batterista. E poi, vabbè, secondo me l'ispirazione artistica viene da tutto ciò che è musica, per cui sono tanti, veramente tanti. Ma com'è lavorare con Raff? Raff è veramente difficile, ma non per la persona che è, per l'artista che è una persona che va a 3000, per cui ritmicamente io sono un po' il metronomo della band, anche in questo.